Matthew! Sono tornata! Matthew! Papà! Buongiorno, Harriet. Il corso di fotografia? Ti racconto dopo. Prima voglio salutare mio figlio. Lui non è qui. Ah, già, oggi è mercoledì. Dimenticavo l'allenamento di baseball. Allora vado a prenderlo al campo. Harriet! Mamma! Ciao! Dobbiamo dirti una cosa, cara. Al Buckfest si è liberato improvvisamente un posto. Abbiamo portato Matthew in collegio. Cosa? E avete preso questa decisione senza dirmi niente? Mamma! Tuo padre... Noi abbiamo pensato... Non riesco a crederci. Pensiamo sia meglio che Matthew non perda tanto tempo. La piccola scuola che abbiamo ad Athens non può competere con la formazione che offre il Buckfest. Ora ho capito perché mi avete voluto regalare questo corso. Perché dovevo togliermi dai piedi. Harriet, tesoro, guarda che non è così. Vado alla scuola e riporto a casa mio figlio. Ehi! Dobbiamo parlare! Ora proprio non posso, devo fare rifornimento. Ho ricevuto una richiesta per il tuo posto barca. Per il mio posto barca o per uno qualsiasi? Non fare tanto la spiritosa, Mary Sargent. Mi devi 3 mesi e mezzo di affitto. Il nuovo cliente è disposto a pagare 1 anno in anticipo. Dove vai? Ehi, May! May! Se vuoi puoi saldare il tuo debito. Pagandomi in natura. Piuttosto il suicidio. Salutami tua moglie. Ah. Sì, sì. Da quel paese. Harriet Devonshire, vincitrice del concorso fotografico, Buckfest Boarding School. Sì, avanti. Salve, signora Meyers. Ah, che bella sorpresa che mi hai fatto. Permette che le presenti Harriet Devonshire. Anni fa è stata alunna qui al Buckfest. James Crane, il nuovo direttore. Buongiorno, signorina Devonshire. Buongiorno. Santo cielo, Harriet, quanto tempo è che non ci vedevamo, tesoro? Da quando ho lasciato la scuola per la mia gravidanza. È vero. Sono venuta per vedere mio figlio. Si accomodi, prego. Lei conosce le regole. Durante il periodo di ambientamento non sono permesse visite dei genitori. Io non sono venuta a trovare Matthew, ma a riportarlo a casa. Sì, ma i suoi genitori... Non avevano il diritto di portarlo qui senza avvisarmi.
Temo di sì, invece. Secondo questi documenti, l'affidamento è stato concesso ai suoi genitori. O nel frattempo è cambiato qualcosa? No, non ancora. In questo caso non posso accontentarla, mi scusi. Evviva! Dai, facciamo chi arriva qui! Aspettatemi! Sì, arrivo! Mamma! Mamma! Matthew! Ma che ci fai qui? Il nonno aveva detto che non potevi venire. Ma certo che posso. E tu come stai, giovanotto? Molto bene. Davvero? Il signor Crane ha messo Matthew e Tommy Stiles nella stessa camera. E quel ragazzo sa essere un vero rompiscatole. Io mi chiamo Sara. Ciao Sara, è un piacere conoscerti. Ti tengo un posto nella mia squadra. Io preferirei tornare a casa. Bravissimo! Devo prima chiarire alcune cose. Quanto tempo ci vuole? Non tanto, te lo prometto. E fino ad allora ci telefoniamo tutti i giorni. Ho dovuto consegnare il cellulare. Aspetta. Tieni. Ecco, io ne compro un altro e ti mando il numero. Ehi! Sara resterebbe delusa se perdesse subito il suo nuovo amico. Tu credi? Ma certo! Ti ha messo gli occhi addosso, è così evidente. Riprovaci! Vieni, Matthew! Arrivo! Mamma, devo andare. Ma tu torni, vero? Te lo prometto, appena possibile. Ok, ragazzi, partiamo! Matthew è nella nostra squadra! Va bene! Tira a me! Sbrigati, dai! M. Sargent, riparazioni barche di tutti i tipi. Senta, scusi, dove trovo il signor Sargent? Che cosa vuole da lui? Un lavoro sulla mia barca. Ho lo scafo rovinato. Ho capito, vedo se riesco a trovarlo. Ok. Sargent, May Sargent. Che posso fare per lei? Dove si trova la sua barca? È molto lontana da qui, a Monte del Fiume. Ma spero di cambiare presto. La trovo sempre qui? Sì, per il momento. Bene. Mi faccio vivo io. Salve. Salve. A presto, signor Sargent. Ehi, era quello il tizio. Quale tizio? Il cliente che paga in anticipo. Se non tiri fuori tutti i soldi che mi devi, quel signore avrà il tuo posto, è chiaro? Sei riuscita a vedere Matthew? Sta bene? No, mamma. Non sta affatto bene. E io farò di tutto perché lasci il Buckfast il più presto possibile. Ma, bambina mia, ora dove vuoi andare? Già, ecco cosa sono per voi, una bambina. Volete pianificare ogni cosa, sia della mia vita che di quella di Matthew. Matthew è come un figlio per noi, non scordarlo. Tuo padre ha grandi progetti, in futuro vuole addirittura lasciargli l'azienda. Non ti eri mai lamentata di questo? No, mamma. E probabilmente è stato un grosso errore. Matthew è mio figlio, ok? Anche se avete ottenuto l'affidamento. Troverò un appartamento e chiederò l'affidamento di Matthew. Ma tesoro, non è possibile. Di cosa vuoi vivere? Di lavoro, mamma. Come milioni di altre persone. Harriet, ti prego, le azioni avventate non portano a niente di buono. Vedrai, troveremo una soluzione per tutto. Ho vissuto sempre con le tue soluzioni, papà.
È ora che trovi le mie. Harriet, resta qui, ti prego. Non è questo che volevamo. Sta tranquilla, Natalie. Per l'ora di cena nostra figlia sarà già tornata. Dove vuoi che vada? Anche questa. Ma hai ancora il cellulare? Non sai che bisogna consegnarlo? Infatti non ce l'ho. Era il mio orologio. Mi manchi. Un bacio, mamma. Mi manchi anche tu. Oh no, per la miseria! Sì, arrivederci. Oh! Guarda che disastro! Aspetti, l'aiuto io. Ah, si è tutta bagnata. È successo anche a me ultimamente. Grazie. Oggi non è proprio la mia giornata. Quando è così, è meglio andarsene a dormire. Ciao! È che io non so dove. Posso offrirti una tenda, così puoi cambiarti tranquillamente. Ce la faccio, grazie. Il detersivo. Hai solo quei pantaloni? Dammeli, li metto con la mia roba. Grazie. Io mi chiamo May. Harriet Devonshire.
passare la notte qui? Grazie. Ho dimenticato di procurarmi una camera. Per un giorno va bene. Non è una buona idea. Il servizio di sicurezza passa ogni 2 ore, ti butteranno fuori. Non mi resta che la macchina. Tu soffri il mare? La colazione è pronta. È tutto a posto, sei sulla mia barca. Ah, buongiorno. Buongiorno, Harriet. È carino, ne avevo uno anch'io. Però avevo all'incirca 6 anni. Il signor Haddock è di mio figlio. Perché hai un figlio? Mm-hmm. Lui è Matthew. Avevo 16 anni quando è nato. Quell'estate mi ero innamorata follemente di uno studente francese di passaggio. Ah, chapeau! Non pensavo che avessi già avuto una vita così intensa. Dov'è adesso tuo figlio? È chiuso in un collegio qui vicino. Voilà, questa è Rose. Wow, è davvero meraviglioso qui. Grazie, ieri mi hai proprio salvato la vita. Ma figurati. Quindi i tuoi genitori hanno deciso tutto alle tue spalle? Già. Visto che hanno dovuto rinunciare ai loro progetti su di me, hanno spostato su Matthew tutte le loro aspettative. E quindi decidono loro? Potrò andare a riprendermelo solo quando avrò l'affidamento. Per questo mi serve un lavoro e poi una casa. Che cosa hai fatto finora? Ci vuoi anche dei pomodori? Volentieri. Qualche volta ho dato una mano nella tipografia di mio padre. Ah, certo, ma quelle cose lì non valgono. Non hai nessun'altra esperienza? Mi piace la fotografia, ma non credo che aiuti molto. Invece può essere utile. La cosa migliore è andare in un'agenzia interinale. Avranno di sicuro offerte di lavoro per... Per una fotografa dilettante come me? No, per giovani madri bionde e coraggiose. Nuova apertura del centro commerciale! Tante bellissime sorprese! Tutti i giocattoli ridotti di almeno il 30%! Guarda l'orso! Grazie. Hai visto che bell'orso, amore? Ecco a te! Andiamo, vieni, tardi! Vieni qui, piccolo! Hai visto che carino? Di ciao all'orso! Ci vediamo domani, ciao! Andiamo! Ciao! Ciao! Io alla menta, quanto pago? Salve! Salve! Complimenti, signorina Devonshire. È stato un grande successo. Il cliente le ha voluto lasciare anche un fuoribusta. Wow! Mio figlio adora gli orsi, quindi posso tornare anche domani? Mi dispiace, ma questa promozione era solo per oggi. Ah, peccato. Avete forse qualcos'altro? Richiedono un falegname per una sega circolare, alcuni operai di cantiere e un perito informatico. Purtroppo niente per lei. Chissà, magari domani mattina ci sarà qualcos'altro. D'accordo, allora torno domattina. Davvero non ti secca se resto ancora un po'? Visto che ho già perso il mio primo lavoro, mi farebbe comodo. Per me va benissimo se resti. Anche perché mi serve un aiuto per le spese. D'accordo. Se non pago gli arretrati per il posto barca, mi cacciano via. E rimani così calma. Io sarei già in preda al panico. L'ultima cosa che serve su una barca è il panico. Salute.
Vivi da sempre a bordo della Rose? Prima insegnavo. Avevo un appartamento con un giardino e una normale vita quotidiana. E come mai hai lasciato tutto? Magari te lo racconto un'altra volta. È una storia un po' complicata. Salve! Spero che ne sia valsa la pena di venire così presto. Anch'io. Guardi, queste persone cercano un aiutante. Leopard Bright? A Pauling? È un fotografo pubblicitario di grande successo. Davvero? Io so solo che cercano un aiutante. Buona fortuna. Grazie. Tante grazie. Jason, no, Jason, no. Torna subito qui! Ehi, dove vai così di corsa? Non mi piace per niente quel sandwich, io non lo voglio mangiare! Le assicuro che a casa l'ha mangiato tutto! Sì, ciao, io sono Angie, l'assistente di Leo. Ti manda all'agenzia? Sì, sono Harriet. Vieni, che cominci subito. Tenga, freno la superstar, lo faccia stare seduto. Ecco, comincia a pulire qui e a rimettere in ordine. Bel disastro, eh? Va bene. L'unica che vuole stare davanti alla macchina fotografica è la madre. È lei, Leopard Bright. Salve. Ci siamo incontrati al distributore. Si ricorda? Sì, giusto. Salve. I pantaloni li ha lavati, eh? Sì. Vieni, questo puoi farlo dopo. Adesso mi servi di qua. Stiamo da poco tempo in questo studio, ma abbiamo già ordinato l'arredamento. Leo non doveva accettare questo lavoro. Lui odia i bambini. Veniamo a noi. Per quanto puoi rimanere? La nostra tirocinante ha disertato e l'altra arriva tra un mese. Tra un mese? Fantastico! Dovrai tenere lo studio pulito, occuparti dei modelli e preparare anche qualche panino. Te la senti? Mm-hmm. Bene, allora datti da fare. Ok. Jason è pronto, Angie. Lo spero. Jason, devi guardare questo sandwich con gusto. Immagina che sia cioccolata, che la mordi e ti piace da impazzire e ne vuoi ancora, ancora. Ok, il bicchiere più a sinistra, per favore. Ancora un po', va bene. Devi così mangiarlo va bene. Con gusto, dare bene, dei grassi morsi. Bene, basta così, adesso proviamo. Che il cielo ci aiuti. Se ancora non mangia, chiamane un altro. Ok, Jason. Ricordati che ti piace molto, che è super buono. Pronti, Jason. Cominciamo, ok? È un sandwich buonissimo. Sì, mangialo con gusto. Un bel sorriso e guarda la macchina fotografica. Ecco, sì. Adesso gnam gnam. Fantastico. Bel sorriso. Sì. Sei molto bravo. Molto bene. Fantastico, Jason. Bene. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Bene, è finito. Chiedo scusa. Prego. May, ti chiamo più tardi, scusa. Signor Parbright, avrei un'idea per semplificare il servizio con i bambini e farli lavorare in allegria. Non è necessario, grazie al cielo questa campagna è finita. Ottimo il panino che ride, è stata una splendida idea. A domani e benvenuta nella squadra.
Scordatelo, Harriet. La tirocinante di cui hai preso il posto ha fatto il tuo stesso errore. Quale? Si è innamorata di Leo e lui le ha spezzato il cuore. E la poveretta se n'è dovuta andare tra le lacrime. E questa Angie ha ragione. Ti sei innamorata del tuo capo dal primo giorno. Non metterò certo a rischio il mio lavoro per qualche farfalla nello stomaco. Oh, quindi svolazzano veramente. Possiamo cambiare argomento? Mi pesa un po', adoro le storie d'amore. I piatti li lavo io, ma prima voglio chiamare Matthew. Devonshire. Mamma. Harriet, grazie al cielo, eravamo così in pensiero per te. Ma di chi è questo numero? Ho provato a chiamarti non so quante volte. Matthew ha il mio cellulare, ma non mi risponde. Sai dirmi come sta? Il signor Crane ci ha assicurati che si sta ambientando molto bene, ma tu... Si può sapere che fine hai fatto? Sono da un'amica. Ciao, mamma. Aspetta, aspetta, Harriet. Non vuoi tornare a casa con noi? Ci manchi tanto. Tesoro, abbiamo capito che desideri avere un po' di autonomia e per questo volevamo farti una proposta. Ah, sì? Che ne diresti di andare a fare un corso di formazione da web designer? Web designer? Papà, ho già organizzato tutto, tesoro. E chi ne sarà di Matthew? La tua formazione dura 2 anni. Poi vedremo. Voi non volete favorire la mia formazione. Volete tenermi lontana da Matthew. Ma bambina... Harriet, pensa a quello che potresti fare con... Non mi interessa. E tra l'altro ho già un lavoro. Cosa? E dove? Lavoro per Leo Parbright. Come sua assistente. Ora scusate, ma domani mi alzo presto. Assistente? Da quello che ho sentito sembri più una donna delle pulizie e una bambinaia. Già. Adesso voltati a destra, mi serve un po' più di profilo. Tieni il mento più in alto. Meglio girare un po' il proiettore. La luce sugli occhi è sufficiente, Leo? Sì, è tutto perfetto, ragazzi. Ok, Angie, un po' più di zucchero sul secondo bicchiere. Voglio dolcezza in questa scena. Amanda! Sistemate quel telo là dietro. Dai, dai. Ti vuoi spostare, Angie? Sì, scusa. Ok. Molto bene, guardate verso di me. Ok. Bene, questa è buona, restate in posa, così, brave. Scusa, Leo, ma c'è una mosca nel mio drink. Grazie. Prego. Ok, adesso concentratevi. Avete avuto una settimana dura in città, ma ora siete nella vostra casa di campagna. Qui non ci sono problemi, siete rilassate, di buon umore e vi state godendo questo super cocktail favoloso, ok? Sì. Buon umore, molto bene. Guardate verso di me, ancora verso di me. Benissimo. Ok, Angie, credo che basti. Facciamo solo un'altra variante, voglio il vento per piacere. Il vento? Harriet, accendi il vento. Ok. Spegni, 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 spegni quell'affare. Scusate, non sapevo che fosse posizionato al massimo. Di solito si controlla prima di accendere. 10 minuti per trucco e costumi. Vuoi qualcosa? Non lo so, un sandwich, un tè freddo. Un nuovo lavoro. Thank you.
Signor Parbright, se vuole le modelle sono pronte. Era una bella immagine. Un momento perfetto da fissare per sempre. Ansel Adams vive alla ricerca di questi momenti. A lei piace Ansel Adams, il fotografo di paesaggi? Durante gli studi ho sognato di diventare come lui e di seguire le sue orme. E poi cos'è successo? Per fare il fotografo di paesaggi bisogna essere ricchi. Quando non ho più potuto permettermi la stanza che avevo a Brooklyn, mi sono fatto comprare dalla pubblicità. Ma è sempre in tempo? Sì, forse. Venga un attimo qui. Vorrei sentire la sua opinione. La mia? Ma io non mi intendo di foto pubblicitarie. Voglio una reazione distinta. Coraggio. Mi dica che ne pensa. Il cliente mi ha chiesto questo tipo di atmosfera. Ma manca qualcosa. Può tornare indietro di due foto? Questa è quella che mi piace di più. A quanto pare lei ha occhio per le cose essenziali. Ma non credo che il cliente condivida questa opinione. Che ne pensa di questa? Non si preoccupi, parli pure. Qual è la prima sensazione? Io trovo che la foto non susciti molta sorpresa. Oh, Ciccina, non credo che tu sia in grado di giudicare. Comunque ha ragione. È una cosa vista migliaia di volte. Questa invece ha un fascino un po' particolare. Stasera diamo un piccolo party per il cliente. Venga anche lei. Così proviamo a convincerlo della sua scelta. Oh, Leo, Harriet non conosce nessuno. Se vuole può portare anche una sua amica. D'accordo. Di recente ho letto un articolo su questo Parbright. Il Times lo considera un astro nascente del settore pubblicitario. Non riesco a credere che abbia assunto Harriet come sua assistente personale. Forse abbiamo sottovalutato nostra figlia. Oppure lei ci sta mentendo. Domani chiamerò questo Parbright e gli andrò a chiedere spiegazioni. Ronald, non lo fare. Ti prego. E se non avesse affatto un lavoro? E poi chi è questa amica dove ora vive? La cosa non ti preoccupa? Certo, e molto anche. Ma se Harriet si accorge che la spiamo e che le stiamo sempre addosso, la perderemo definitivamente. Se tu non lo vuoi, posso sempre prenderlo io. Harriet! Salve! Per fortuna sei arrivata, ho bisogno di una mano col servizio. Credevo che Leo mi avesse fatta venire per il cliente. La campagna è finita da un pezzo. Puoi concentrarti su cose molto più utili. Stabile. Grazie. Non te la prendere. Ti facciamo subito una foto. State vicini? Sì? Fantastico! Grazie, May. Volete una coppa, signora? No, grazie. Nemmeno io. Prego. Sono proprio buoni. Sì. Oh, non può stare più attento. Non dovevo riparare la sua barca? Sì, ma non ho proprio avuto il tempo di portargliela. Sono stato molto impegnato in questo periodo. Lei fa anche la cameriera? Altro che riparare la barca. Mike mi ha detto che lei vuole a tutti i costi il mio posto. Io non ne so niente. Mi scusi, ma il suo intervento sta peggiorando la cosa. Oh. Se tinge la camicia di nero, la macchia non si vedrà più. Sì,
Una tartina, signora? Alla salute. Posso offrirvi uno stuzzichino? Leo, comunque è andata Grazie. Bene. Assolutamente. Ci vado una volta Leo. A settimana almeno. Ti assicuro Mi che è davvero il massimo. Fidati. Non vorrai lavorare adesso? Soltanto un momento. Sì, sì. Sì. Fallo di nuovo. Molto bene. Cosa? Sì, proprio quello. Il cliente era entusiasta. La tua foto preferita è stata scelta per la campagna. Veramente? Angie mi ha detto che tu fai delle foto. Sì, qualche volta. Perché non le porti in studio? Mi piacerebbe guardarle. Ma sono foto da dilettante, io non credo che... Mi fa piacere se le porti. Mi scusi, Leo, può venire un secondo? Va bene, grazie. Contaci. Ecco, tenga. Questo è il mio visto. Ai, 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 l'ultimo drink di ieri sera è stato veramente di troppo. Ah, buongiorno. Pensavo che tu li servissi i cocktail. Salvatemi. Colazione? Solo un succo di frutta. Oh, grazie. Prego. Che belle. Le hai fatte tu? È la tipica domanda di mio padre. Si stupisce quando mi riesce bene qualcosa? Che sciocchezza, non era quello che intendevo dire. Devi assolutamente mostrarle a Leo. È quello che farò. Ieri sera mi ha chiesto di portargliela a studio. Non mi dire. Allora c'è la possibilità che da schiava diventi assistente. Ancora non sono a quel livello. Stammi bene a sentire, Harriet Devonshire. Chi non ha obiettivi non arriva da nessuna parte, quindi il mantra di oggi è... Le mie foto sono fantastiche, voglio avere quel lavoro. Per sicurezza sarà meglio dirlo anche a Leo. Certo, lo chiamo subito. No, sul serio. Se Leo ti assume ufficialmente, il tribunale non potrà negarti l'affidamento di Matthew. Devi sfruttare questa occasione. Ah, finalmente! Se vuoi essere uno di noi, devi prima bere una birra, ma non una qualsiasi, questa! Forza, Matthew, dai che ce la fai! Dai, non è difficile, ce la puoi fare! Va a prendere quella birra! Lo sapevo, il novellino non ce la fa! Coraggio, Matthew! Dai! Veramente preferisco il whisky! No, ma sentitelo, invece di fare battute, perché non ti arrampichi? Matthew! Non mi sei impazzito! O se cade giù! Matthew, non lo fare, scendi da lì! Puoi farcela, dai! Che dolce, la mammina si prende cura del cucciolo. Decidi tu, Matthew, che cosa sei? Un uomo o un bambinetto? Scendi giù, Matthew, vado a chiamare il signor Craig! Sei pazza, finiremo nei guai! Per colpa tua! È qui, prendila. Matthew! Oh no! Matthew, stai bene? Ti prego, di qualcosa! Parto in ogni caso da Nordridge. Esatto, e questa è la seconda sosta. Poi continuo per Stanford, ci vorrà... Quanto tempo ci vorrà? Circa... Buongiorno! Ho portato le mie foto, se vuoi vederle. No, adesso no, magari più tardi. Ci prepari un caffè? Ne abbiamo bisogno dopo la nottata. Poi passo da qui, vero? Sì, anche se è un bel pezzo certo di strada. Certo che è lontano. Harriet Devonshire? Sono io, mamma. Matthew, finalmente! Mi hanno preso anche il tuo cellulare. Non ti preoccupare, amore. Dimmi piuttosto come stai.
Sei entrato nella squadra di baseball? Per il momento non posso giocare. E perché? Ma quanto cavolo ci metti? Lascialo in pace, hai già combinato abbastanza guai. Matthew. Gli altri devono telefonare. Matthew, c'è qualcosa che non va? Vuoi che ti chiami in segreteria? La signora Meyers ti lascerà parlare. No, non è necessario, e ora devo andare a lezione. Ciao. Matthew, sei ancora in linea? È il tuo ragazzo questo Matthew? Tutto a posto tra voi? Sì. No. Matthew non è il mio ragazzo. Lui è... Non importa, ho bisogno del tuo aiuto. La casa editrice Magellan vuole pubblicare un libro fotografico sulla Valle dell'Hudson e mi vorrebbero come fotografo. Congratulazioni, io comunque... Mi hanno detto di mandare il più presto possibile alcune foto campione. Io non me ne intendo molto. Io invece volevo chiederti se posso non lavorare oggi. Non puoi aiutarti, Angie? No, non se ne parla. Angie ha da fare qui. E il libro fotografico ha la priorità assoluta. Prendi questa. È solamente un inizio ed è mal pagato, ma potrei diventare un secondo Ansel Adams. Si può sapere che cos'hai? Non sarai arrabbiata per via delle foto. Le guardo dopo, promesso. Non è quello, figurati. Scusa, quali soggetti cerchi? Solo dei paesaggi? Anche qualche edificio storico andrebbe bene. Fanno parte dell'ambiente. Io avrei un'idea. Beh, dimmela. Questo è perfetto. Non è sfruttato come le altre attrazioni turistiche. Ci serve solo l'autorizzazione. Me ne occupo io. Oh, fantastico. Io faccio un sopralluogo. Matthew? Allora? Abbiamo l'autorizzazione? Sì, tutto a posto. Potremmo includere anche la squadra di baseball. Darebbe un tocco di allegria. Un'orda di ragazzini sudati? Ho già sofferto abbastanza con quelli in studio. Io qui ho finito. Harriet, vieni a darmi una mano. Dobbiamo andare. Sì. Domani resterai da sola in studio, Angie ha da fare in città. Poi nel pomeriggio vieni a Montgomery Park con me. Harriet, non sali? Sì. A Kingston hanno aperto un nuovo ristorante. Che dici, vogliamo provarlo? Voglio mandare subito queste foto all'editore. Guarda,
Trasuda storia da ogni mattone. È stata un'idea di Harriet. Pensi davvero di poterti permettere questo salto nell'arte? Voglio dire, la ristrutturazione dello studio verrà a costare almeno $30,000. Con la campagna di Emily Carrington non sarà un problema. Porteremo avanti i due lavori. Bene. Ok. Domani faccio venire le modelle. Esigenze particolari? Oh, mi affido come al solito a te. A domani al parco. A domani. Ah, no, un momento. Sarà Harriet domani l'assistente. Cosa? Ha molto occhio per la fotografia paesaggistica. Ah, e io non ce l'ho? Solo se vesto gli alberi con le gonne. In segreteria non rispondono. Ah, sì? È stato terribile vedere Matthew così triste. Se solo sapessi che cos'è successo. Perché non l'hai chiesto a lui quando eri lì? E come lo spiegavo a Leo? Ancora non gliel'hai detto che hai un figlio. Mi passi una 28, per favore? Leo odia i bambini. Se ci tengo a guadagnarmi il posto fisso da lui, è molto meglio che per il momento non lo venga a sapere. Io non lavorerei mai per un uomo che la pensa così. Già, ma fino a quando non avrò l'affidamento devo adattarmi. Giusto. Adesso che vuoi fare con Matthew? Intendi tornare lì da sola? L'ambientamento non è finito, il signor Crane non me lo farà vedere. A quel direttore da 4 soldi gliele vorrei dire io 2 o 3 cosette. Ma certo, giusto. Andrai tu al collegio. Non ci penso proprio. Ti prego. Ho giurato che non sarei mai più entrata in scuola. Ti prego, May, non devi restarci a lungo. Voglio solo sapere come sta Matthew. Ho una sola parola ed è no. Deve capire, signora Sargent. Anche se lei vede di rado il suo figlioccio, queste sono le regole. Sì, ho sentito parlare di queste vecchie regole. Signor Crane, le tradizioni sono una splendida cosa. E capisco anche il vostro periodo di ambientamento. Mi fa piacere che sia d'accordo. Ma so anche che lei è considerato da tutti un uomo che sa ascoltare i bisogni dei suoi alunni. Sbaglio o ha ricevuto da poco un riconoscimento per i suoi metodi innovativi? È vero. E pensare che inizialmente il dipartimento scolastico non sembrava contento dei miei metodi. È sempre così. Io vorrei solo andare a mangiare un gelato col mio figlioccio. Mi sembra una piccola rivoluzione paragonata ai cambiamenti che ha operato lei nell'offerta didattica. Ho un'idea, signor Crane. Porterò io Matthew in gelateria. E la sua affascinante madrina ci incontrerà per caso. Se crede. Mi scusi, Richard Buckfast, presidente della fondazione. May Sargent. Credevo fosse un avvocato. Anche, ma il mio bisnonno fondò questo istituto, il che comporta certi obblighi. Andiamo. Riporterò il ragazzo per le lezioni del pomeriggio. La madrina è un nuovo ruolo del suo repertorio. Harriet e io siamo amiche da sempre. Ma non vedo Matthew da moltissimo tempo. Spero che mi riconosca. Già, sono curioso. Oh, Matthew! Amore mio! Ehi! Mamma mia, come sei cresciuto! Guarda un po' che ti ho portato.
Sono la zia May. Tra un po' vediamo tua madre. Ciao, zia May! Ah. Se gli altri mi vedono con questo, sono rovinata. Ah, sì, certo. Ciao. Salve. May, Matthew è con te. Ok, arrivo fra 10 minuti. Buongiorno, Emily Carrington. Visto che ero in zona, ho pensato di parlare con Leo. Mi dispiace, il signor Parbright è fuori sede e tornerà stasera. È un vero peccato. Era per la mia ultima campagna. Argenti antichi, gioielli, orologi, eccetera, eccetera. Il servizio si farà tra 2 settimane. Deve esserci un malinteso. Leo sta lavorando a un libro di foto e ha rimandato tutti gli altri progetti. Ne è sicura? Da quello che so, il libro ha la priorità assoluta. La priorità? Molto bene. Buona giornata, allora. Combinazione, che ci fa qui, Harriet? Già, guarda tu il destino. È stata un'idea fichissima. Ti piace la tua nuova zia? Sì. Allora, come va? A questo punto siamo superflui. Facciamo una passeggiata? È già la sua seconda buona idea. Non è niente. Ma hai un tutore, come niente? Non sarà rotto? Ma ti hanno no, fatto fare una radiografia? È solo una contusione. Sei sicuro? Mi ricordo bene del caso Devon. Sì, è delizioso. Lo posso provare? La gravidanza di Harriet certo, allora creò un bel trambusto. Ah, quindi è stato lei che le ha impedito di finire la scuola? No, allora regnava mio padre sul Buckfast. Fu lui a convincere i Devonshire a chiedere l'affidamento di Matthew. Che hanno ancora oggi? Questo perché Harriet non se n'è più preoccupata. È grande abbastanza. Ma il tribunale accetterà la sua domanda solo se lei è autosufficiente e finora certo. Ha vissuto con i suoi genitori. Se avesse bisogno di un aiuto legale, io sono a sua disposizione. Grazie, lei è davvero gentile. E per il mio posto Le ho Barca, già io... detto che non mi interessa. Veramente? Ma certo, dopo lo straordinario salvataggio della mia camicia, ho capito che è molto meglio averla come vicina. È successo davvero nell'ora di ginnastica? Sono caduto facendo la sbarra. Matthew, sono stata anch'io al Buckfast. Uno che scivolava dalla sbarra di solito prima aveva affrontato qualche stupida prova di coraggio. Non io. Mi dici che ti succede? La nonna ultimamente era strana al telefono. Perché? Che ti ha detto? Proprio niente. Questa è la cosa strana. E quando ho chiesto di te, mi ha risposto che aveva un appuntamento molto urgente. Non abito più lì. Ora vivo da May, sulla sua casa galleggiante. Perché? Perché in futuro voglio occuparmi più di te senza che i nonni intervengano di continuo su tutto. Tu non volevi che entrassi in collegio, vero? No, non lo volevo. Ma se le cose vanno come immagino, presto ti reiscriverò alla tua vecchia scuola, promesso. Prendo lo zucchero. E tu mi prometti di non farti più coinvolgere in pericolose prove di coraggio sulla parete della biblioteca? Quella ormai è fatta. La ringrazio molto. È un peccato che non fosse al Buckfast all'epoca. Mi sarebbe servito uno come lei. Lo riferirò a mio padre. Ok, andiamo, Matthew. Ciao, Matthew. Ciao, zia May. Quasi non ti riconoscevo. Marco. La vecchia zia. Ma che vecchia. Io avrei detto carina. Sai che è proprio simpatico il tuo Matthew. Sì. Ed è simpatico anche quel Richard Buckfast.
Stasera ci vediamo per un giro in barca. Hai tempo per un caffè? Purtroppo no, devo tornare, ma ti do un passaggio. Grazie. Nessun problema. Dove ti vuoi mettere? Dalla dietro si vede Hudson. È la prima cosa che ho fatto stamattina. Per caso hai con te le tue foto? Devo fare una pausa e avrei tempo per vederle. Guarda caso, sì. Bene. Niente male, niente male. Sono delle composizioni stravaganti. Come ti è venuta l'idea? Mi ero sentita attratta dal collegamento tra materiali differenti. Mi piace. E lui chi è? Il tuo fratellino? Ti somiglia? È solo un'impressione. E non fa parte di questa serie. Ci è finito per sbaglio. Quando venivo qui facevo sempre il bagno. Pensi che l'acqua sia troppo fredda? Non vorrei mica tuffarti. Perché no? Ehi, io vengo da New York. Lì non si nuota nel lago. Qui sì. Ok. In realtà è freddina! Che fai ancora asciutta? Hai avuto un'idea fantastica, lo sai? Ci verrà il raffreddore. Ehi, Harriet, aspetta! Aspetta! Scusami, non volevo essere invadente. Avevo solo freddo. Di che hai paura? Di te. Della tua vita. Sta iniziando a piovere. Tanto siamo bagnati. Posso capire che tu... Scusi. Che lei... Il tu va bene. Allora tu ami vivere sul fiume. È davvero stupendo. Perché non lo fai anche tu? In fondo hai una bella barca. Dovrei abbandonare il Buckfast e i ragazzi.
verrei assalito dai sensi di colpa. Sì, è probabile. Ah, sei scivolata in qualche piscina? Sì. Ci sono notizie dall'editore? Vorrei capire se questi soggetti gli piacciono. Ha telefonato prima. Hai un appuntamento domani. Sembrava soddisfatta. Lo speravo proprio. Scusa, hai già impegni per stasera? No. Puoi portarle in laboratorio, per favore? Così domani passo a ritirarle. Vuoi noleggiare la mia barca per una gita con la classe di Matthew? Esatto, i ragazzi impazzirebbero. È la settimana dei progetti. Il gruppo di Matthew ha scelto l'Hudson come tema. Si può fare bene anche dalla riva. Perché sei così negativa? Pensavo che Mike ti stesse addosso per i soldi dell'affitto. Sì, e sto cercando un nuovo posto barca. Ma non è questo. E cos'è allora? Non riesco ancora a parlarne. Che ne diresti domani di andare a cena fuori? Sono cose che si fanno, no? Volentieri. Buona fortuna con l'editore! Lo sai come sono fatti i ragazzi? Sono incoscienti, corrono dappertutto. Io non intendo assumermi la responsabilità, mi dispiace. Su una barca così è troppo pericoloso. Pensaci ancora un po'. Harriet parteciperà di sicuro. E poi ci sarò anche io ad aiutare. D'accordo, ma devi portare i giubbotti di salvataggio. Andata. Angie, vieni. Ho splendide notizie, Angie. Tira fuori lo champagne. Ho firmato il contratto per il libro. E se la valle dell'Hudson va bene, il prossimo anno faremo gli Hamptons. Ah, ho deciso di assumere Harriet come seconda assistente. Pensavo che l'avessi già fatto, visto il suo atteggiamento. Harriet ha raccontato a Emily Carrington che tu in futuro farai solo foto di paesaggi. E così ha rifiutato l'incarico. Matthew! Mamma! Ciao! Come sono contenta! Ora basta. Beh, ragazzi, lei è May, la barca è sua. Sì, per questo dovrete obbedire a tutti i suoi ordini. Sì, benvenuti. Questa è Rose. Pensavo che fossi un po' più nuova. Sta a galla, almeno. Come ti chiami? Tommy Styles, perché? Ok, Tommy. Tu controllerai che tutti indossino il giubbotto di salvataggio. Tutti a bordo! Come va col braccio? Benissimo. Sicuro? Sì, è a posto. Segreteria di Harriet Devonshire, lasciate un messaggio dopo il beep. Non ci posso credere che Harriet abbia fatto una cosa così grave. Conoscendola non si sarebbe mai fatta passare per quella che non è, ne sono sicuro.
Non sottovaluterei quel tesoruccio. Alla fine tutte le ragazze vogliono entrare nel settore pubblicitario solo per te. Anche tu non mi sembri tanto diversa dalle altre. Leo, non essere così ingenuo. All'inizio ha fatto la parte della santarellina. Oh no, non mi toccare. E poi si è tuffata nel lago con te e guarda caso si è portata dietro il suo album fotografico. Non è certo migliore di me quella Harriet. Gioca solo in modo diverso. L'Hudson sfocia direttamente nell'Atlantico. Per questo c'è anche dell'acqua salata. Io già lo sapevo. L'ho studiato in seconda elementare. Allora spiega tu agli altri come avviene la fotosintesi. Io torno subito. Ho saputo da fonte certa che sarà questo l'argomento della prova scritta di lunedì. Te la cavi benissimo coi ragazzi. Sì, ero la maggiore di quattro fratelli. Ah! Troveremo le informazioni che ci servono per il compito su internet. È una cosa molto facile per me. Ma che razza di pirata sei? Hai ancora il giubbotto di salvataggio? Non è un problema. Ehi, Devonshire! Lotta da uomo a uomo contro Jack Sparrow! In guardia! Grazie, signor Buckfast. Tesoro, stai bene? Dovrò esercitarmi un bel po' per fare il pirata. Il pirata? Accidenti, Matthew, che mi hai promesso l'ultima volta? È stata colpa mia. Non solo tua. Scusa, amico. Mi scusi, mi dispiace disturbare. Cerco l'assistente del signor Parbright. Sì, prego. Che posso fare per lei? Veramente mi riferivo a Harriet Devonshire. Vede, è mia figlia. E Harriet le ha detto che lavora qui come assistente? E questo quando? Oh, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, se non ricordo male. Mia cara signora Devonshire, sua figlia è stata assunta qui per fare le pulizie dello studio. È la nostra tuttofare. L'assistente di Leo ce l'ha davanti. Sono io. Grazie. Prego. Thank you.
Il ragazzo andò a sedersi sotto quell'albero. Sfortunatamente, all'improvviso, sentì la voce che iniziò a sussurrare. Vieni da me, vieni da me, io ti conosco. Ma che cosa ti è successo? So chi sei. Hai un'aria così affranta. Il ragazzo si guardò intorno confuso. Un attimo dopo... Dobbiamo proprio parlarne? No. Ma a volte aiuta. Hai detto che me la cavo con i bambini. I tuoi fratelli si saranno divertiti come pazzi con te. Sì, in effetti è così. Per questo poi ho insegnato. Tu sei un insegnante. Biologia e sport. Ho insegnato fino a quando uno dei miei alunni non rischiò di affogare con un kayak. Non mi sono accorta in tempo che Kay aveva una paura folle delle rapide. E ho fatto di tutto per convincerlo. Ma lui non è annegato, vero? E sicuramente tu non l'hai costretto a percorrere quelle rapide. E invece sì, Richard. Quantomeno gli ho fatto pressione, come facevo su di me, per riuscire a caricarmi. Mi sembra una cosa da te. Già, sono cambiata. Ma ci sono volute parecchie notti solitarie sulla mia Rose. Guardò di nuovo l'albero. Sembrava si muovesse. È così evidente. Harriet ha finto fin dall'inizio. A lei interessa solo il lavoro. Il mio lavoro, per essere esatti. Voglio sentire anche la sua versione. Se decide di assumere Harriet come assistente, sappi che io me ne vado. Se pensi che io mi lasci ricattare da te, ti sbagli. Stai sopravvalutando la tua posizione. Questi sono i contratti degli ultimi incarichi. Vediamo se il tuo tesoruccio ce la fa. Cosa? Me ne vado, Leo. Prendo le mie cose. Mi licenzio. È stato bellissimo, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, a presto. Dica al signor Crane che sono tutti salvi e che sono stati buoni. D'accordo. Tu non vai con loro? Beh, veramente volevo farmi invitare a prendere un caffè. Io a quest'ora proporrei più una bella camomilla. Una camomilla? Ne vado matto. Ciao, tesoro. Non essere triste. Tanto ci vediamo domani all'incontro di baseball. Puoi giocare con quel braccio? Pensi di farcela? Sì. Ho invitato anche May. E il nonno e la nonna. Saranno stati contenti. Tu vieni, vero? Ma certo. Ciao. Matthew, sbrigati, è tardi. Arrivo. Ciao, mamma. Dormi bene, tesoro. Ciao. Ciao. Leo, aspetta. Che cosa vuoi? Posso spiegarti tutto. Perché non mi hai detto che hai un figlio? Posso immaginarmi solo una spiegazione. Io te ne avrei voluto parlare appena sono arrivata. E perché non lo hai fatto?
Avevo paura di perdere il lavoro se tu avessi saputo di Matthew. Vuoi dire il lavoro come mia assistente? Cosa? Tua madre è venuta in studio. E sei stata convincente anche con Emily Carrington nel tuo nuovo ruolo. Emily? Carrington. Ha disdetto la campagna sui gioielli. E io dovrò rinunciare a ristrutturare il mio studio. No. Io le ho soltanto detto che al momento non avevi tempo perché facevi il libro. Ma sei impazzita! Come ti salta in mente di fingerti la mia assistente e di prendere anche delle decisioni, oltretutto? Pensavo che fossi diversa. Ma a quanto pare Angie ha ragione. Reciti solo meglio delle altre. Tu non sai niente di me. Non hai la minima idea di come ci si senta a non potersi occupare del proprio figlio. A non poterlo nemmeno vedere se non si è in grado di dimostrare di avere un lavoro qualsiasi. Dopo, ciao. Il direttore ti ha detto che puoi non andare? Sì. E non mi ha nemmeno chiesto il motivo. Anche se ne avevo uno ottimo. Qui sembra tutto delizioso. Sai che ci serve una nuova insegnante? Mm-hmm. Biologia. Io prendo le frittelle con burro e melassa. E anche per lo sport. Che cos'altro potrei prendere? Tu non avrai mica proposto me. Un miglio a sud del Buckfast, c'è uno splendido porticciolo. Sarebbe perfetto per te e la tua Rose. Richard, io sono felice della mia vita attuale. E anche se a volte rimpiango un po' quando ero insegnante, May, ti assicuro che... May, la tua vita senza una meta è fantastica. Ma quando non si hanno delle mete... Non si arriva mai da nessuna parte, questo lo dico sempre anch'io. E allora perché non cambi? Senti, io sarei comunque felice. Se... Ci penserò su, Richard, va bene? Ok. Vogliamo bene. Tu sei una brava insegnante, May. Quante prove vuoi ancora? Ma che succederebbe se avessi di nuovo dei problemi? Se non sapessi più affrontare una classe indiavolata, me lo dici? No. Dopo quello che ho visto in questi giorni, non lo credo possibile. Io ero convinta che Leo non ti avrebbe mai cacciata via, invece è successo. Scusami. Mi dispiace. Ho avuto il tatto di un elefante. No. Ho imparato molto da Leo e posso entrare in qualunque altro studio. Spedirò le domande di lavoro assieme alla richiesta di affidamento. Almeno una di noi sa quello che vuole.
Fino a qualche giorno fa avrei scommesso che ero io. Grazie per essermi stata vicina. Senza di te credo che sarei tornata quella notte stessa a casa. Accidenti, com'è tardi. L'incontro comincia tra un'ora. Eccola, è laggiù. Sta arrivando. Ci vediamo dopo, ok? Buona fortuna. Salve, signor Crane. Signorina Devonshire. Signorina Sargent, signor come sta? È un mese che mi alleno con voi. Speriamo di farlo. Mamma, così sono qui! Tesoro! Il nonno e la nonna sono laggiù. In bocca al lupo. Sarai bravissimo. Grazie. Dobbiamo vincere. Ci riusciremo, vedrai. Forza, ragazzi. Sono un po' emozionato, però. Fatemi spazio. Mi raccomando, eh. Non c'è Leo? Sì, sono la mamma di Peter. No, non viene. Ah, speriamo bene. Ma ha voluto essere qui. Non lavoro più con lui. Fatto bene. Ah. Ok. Lanciatore! Nessun problema! Andata con Crane. A quanto pare avrete una nuova insegnante. Bravissimo! Matthew! C'è grande! Scusa, Harriet. Puoi venire un secondo? Devo parlarti. Mi serve la sua firma per il campo estivo di Matthew. Ma l'affidamento ce l'hanno i miei genitori. Devono firmare loro. Non ancora per molto, Harriet. Leopard Bright ci ha raccontato come ti sei data da fare per Matthew in queste Tesoro, settimane. Mi dispiace se ti abbiamo lasciata sola, ma ti assicuro che noi volevamo... Aiutarmi? Come sempre, papà. Solo che io mi ero un po' troppo adagiata. Comunque, la questione dell'affidamento non sarà tanto facile. Ho fatto domanda per un nuovo lavoro, ma finché non l'avrò trovato, io non credo di poter... Guarda che l'hai trovato. E sul contratto c'è scritto chiaro, assistente. E Angie? Il posto non è più suo. Angie lavorerà in futuro da Lexington, a New York. Non le interessano i fotografi di paesaggi. Mamma! Ehi! Sei stato fantastico! Bravissimo, un vero campione. Sono orgogliosa di te. L'allenatore ha detto che l'anno prossimo faremo il campionato. Come l'anno prossimo? Io veramente volevo chiederti se avevi qualcosa in contrario a farmi restare ancora un po' al Buckfest. Devi deciderlo tu. Matt, vieni. Dai, dobbiamo festeggiare. Ehi, andiamo? Matt? È figo, eh? Grande, sei stato grande. Bravo.
Eccolo, è quello. Il momento perfetto che è giusto immortalare.